Presidente Sebastiani, allora arriva Breda in panchina, il Pescara torna alla vittoria, ma io al di là del risultato vorrei sottolineare la prova della squadra. Come è stato possibile per Breda cambiare il volto di questa squadra in soli 4 giorni? Ma quando si dice che bisogna dare una sterzata, una svolta, e queste sono le motivazioni. È chiaro che è una squadra che era un pochettino depressa perché veniva da tanti risultati negativi, arriva un nuovo allenatore, si cerca di fare il possibile, di tutto per mettersi in evidenza tutti i giocatori e si esce fuori con una prestazione come questa. Adesso però non è che si fa una volta sola la prestazione, adesso bisogna continuare su questa strada e soprattutto bisogna continuare a lavorare molto sul campo durante la settimana. Possiamo dire però, Presidente, che una volta cambiata la guida tecnica è stata anche maggiormente responsabilizzata la squadra, perché a questo punto i giocatori devono dimostrare di essere all'altezza di questa maglia e di questo campionato. Ma io ho sempre detto, la colpa di solito se la prende sempre uno, perché purtroppo non si possono cambiare tutti i giocatori, però i giocatori hanno le loro responsabilità, quindi è evidente che i giocatori oggi devono dimostrare che se c'era qualcosa che non andava, adesso ci devono mettere del loro. A vedere la partita di oggi mi sembra che l'abbiano fatto, quindi, però adesso non abbiamo risolto niente, non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto una partita a mio avviso importantissima perché era forse una di quelle difficili, perché Ascoli è sempre una piazza che noi non ci porta benissimo, e soprattutto è un derby molto sentito, però oggi credo che ci sia stata una sola squadra in campo, potevamo fare anche qualche gol in più, ne abbiamo sbagliati 2 clamorosi e lì bisogna ancora di più insistere nel metterci cattiveria perché quei gol là si fanno. Le note positive di questa partita, Presidente, al di là di un dominio netto che è nei numeri di questa gara, la ritrovata difesa e fase difensiva, la squadra non ha preso gol ma ha corso tra l'altro pochissimi rischi. Sì, però la fase difensiva, io non mi sento di dare la croce alla difesa neanche per le partite precedenti. La fase difensiva si fa bene quando tutta la squadra difende bene. Oggi c'è stato un centrocampo che ha coperto bene e quindi la difesa ha lavorato ancora meglio. Io oggi devo fare grandi complimenti a tutti e se posso spezzare una piccola lancia, ma solo perché deve servire come stimolo, credo che l'ingresso in campo di Antei abbia dimostrato che questo è un ragazzo sicuramente che è stato molto sfortunato ma che in questa categoria non c'entra nulla. Anticipate un po' la mia domanda prima di lasciarla, il recupero di Antei, un recupero importante, tra poche settimane, pochissime, sarà disponibile anche Drudi. Sì, ma io credo che in quel reparto lì non abbiamo nessun problema, cioè, non devo dire che abbiamo anche Scognamiglio che sta rientrando in forma e a quel punto saremo veramente completi. Oggi se devo fare una considerazione la devo fare purtroppo sul fatto che abbiamo un solo attaccante di ruolo e lì probabilmente a gennaio dobbiamo intervenire. Presidente, per chiudere, cosa ha detto a Breda se l'ha incontrato negli spogliatoi? Ho fatto i complimenti a Breda, ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi perché oggi mi hanno dato una grande gioia e perché veramente credo che anche per i tifosi oggi in giornata, io ero stato a Bologna, tornavo giù da Bologna, ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi che mi hanno chiesto di dire alla squadra di portare a casa questa vittoria e credo che questa vittoria sia dedicata a loro. Ultimissima, Presidente, ci sono novità sul fronte societario? Assolutamente no, ma non parliamo di società, parliamo di calcio, parliamo di partite perché questo è il vero obiettivo del Pescara, cioè il campo. Poi quando ci sarà la possibilità di fare qualcosa io sarò il primo, come ho sempre detto, però non ci distraiamo con delle cose sciocche che non servono a nulla, perché è molto semplice, chi vuole comprare Pescara sa che cosa deve fare, se lo fa lo compra, se non lo fa stiamo qua noi e andiamo avanti tranquillamente. Grazie Presidente. Grazie a voi.